Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, che dire? Il trucco che ho realizzato, che vedete che sto indossando, l'ho realizzato con questa palette che amo, amo. Penso che sia stata una delle mie prime palette che ho comprato di marca. Insomma, di marca, volevo dire high cost, che ai tempi costicchiava, adesso si trovano anche in offerta. Sto parlando della Peach Juke Split Peach di Too Faced. E quella mattes, tutti colore matte. Praticamente si presenta così. E io trovo che sia così bella, ma così bella, soprattutto quando l'ho riaperta dopo un po' che non la prendevo in mano, questo odore di pesca. Mi sono pentita di non aver comprato, che era in offerta sui tempi, qualche mese fa, quella con i colori freddi, un po' nude e un po' freddini anche, col packaging così, ma più sul celestino, con le sfumature così o grigino, non ricordo bene. Mi sono fatta uguale, mi sono pentita di averla presso, oggi non so neanche parlare, e ho visto sul sito che non si trova più. Peccato. Questo look l'ho fatto con quella palette. Siccome, come ho già detto e avete visto, sono tutti colori matte, ho preso per fare quella parte luminosa questo brillantino di Essence, che a suoi tempi l'avevo fatto vedere, dove avevo consigliato a voi di non perdervele, perché sono ombrettini marmorizzati, ma molto belli. Oggi la luce del sole anche troppo, vedete? E sono veramente bellissimi. E io sto indossando questo colore, ma c'erano altre queste due, questo più scuro e questo sull'argento, ve lo faccio vedere, perché quando uno ha una palettina così con tutti i colori matte, si ha queste qua da poter abbinare, tanto meglio. Aspettate perché non l'ho preso neanche. Eccolo più scuro, ecco questo. Che vedete la differenza fra il più chiaro e il più scuro. Non so se si trovano ancora su, io l'avevo preso su Pinkpanda. E sono veramente validi. Ora mi pulisco le mani. E quindi questo trucco l'ho realizzato con questa palette, con queste ombrettini di Essence marmorizzati molto luminosi. Poi il rossetto che sto indossando è questo, si chiama Plumberry di la linea E Nube di Avon, e lui. Così. Detto questo, andiamo al nostro video. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di un video haul di Notino, profumi low cost. E quindi non so cosa dire ancora di questi perché non li ho ancora provati, li ho solo sentito parlare, incuriosita della qualità, della persistenza, della bontà e soprattutto del prezzo. Sono stata ispirata all'acquisto e andiamo noi. Questo è il pacco che io apro subito perché voglio controllare che
non ci sia niente dentro rotto, e quindi io ho aperto. Allora, il primo è stato questo, che non l'ho acquistato io, ma l'ho fatto acquistare da una mia amica, che ce l'avevo di già, l'avete visto, un 50 ml, avevo detto quando troverò il 100 ml lo ricomprerò, perché è uno dei, tra i miei profumi più usati, preferiti per l'inverno. Stiamo parlando di Patchouli Black di Reminiscence, è stupendo come profumo. Allora, apro, vedete, apro tutto, è veramente, io lo trovo molto persistente. Questi profumi adesso si trovano in offerta già da un po', Reminiscence su Notino, e quindi non potevo farmelo scappare. Ora si apre. Io appunto lo conosco perché ce l'ho, che lo sto quasi finendo, quello a 50 ml. È veramente buonissimo, ma veramente buono, buono, buono. Quindi consigliatissimo. Io, lo sapete, amo i profumi gourmand, è vero, non mi stancherò mai di dirlo. Chi mi segue l'avrà, sarà stufo di sentire delle solite cose, ma adoro, adoro anche i profumi speziati. Quest'altro sempre l'avevo ordinata questa mia amica, era tantissimo che volevo questo, perché c'ho quell'altro di Juicy Couture, però c'ho quello col fiocco fucsia, e io volevo questo, e mi piacerebbe in futuro poter acquistare queste di questa linea qua, perché costa un poco, ma soprattutto sono profumi che hanno un packaging meraviglioso, una profumazione stupenda, solo che almeno di quell'altro, questo non lo so, la persistenza è molto molto poca, però io non potevo, no, guardate, aggiusto il fiocco, non potevo, no, non avere anche lui, troppo bello. Bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Tutto il packaging dorato. Vedete le mie unghie? Chi mi segue su Instagram l'avrà vista. Unghie con quel colore autunnale. Buonissimo. Veramente buono. Mi sembra molto simile a quell'altro. Mi sembra ancora più dolcino questo, veramente buono, 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 bello, che la bottiglia, stupendo. E quello lo metto via dopo, volevo far così, perché sennò qui la luce mi dà veramente fastidio. Eccoci, almeno meno, eccoci. Ma il sole è tremendo, tremendo, o c'è o non c'è, ma quando c'è si fa notare. Andiamo noi, ho preso quest'altro di Ariana Grande, andiamo a noi a aprirlo, poi magari quando le sentirò vi farò sapere qual è la mia prima impressione, qual è la persistenza e così dicendo. Che qui io era tantissimo che volevo questo profumo qua, perché ne avevo sentito parlare in largo e in lungo. Io ho preso, penso che sia il più grande, no, ho sbagliato, questo è un 50 ml, infatti mi sembrava piccolino. Io volevo il 100 ml, come mai ho sbagliato? 50 ml. Beh, vabbè.
così, non mi dice niente però, eh. Non male, però non è che vi farò sapere. Piccino piccino, perché io ho sbagliato, vedrai che ho sbagliato. Metto qua. Metto qua. E metto qua, almeno c'è meno luce, così. E poi, sempre di Arianna Grande, ho preso anche lui. Infatti io volevo quell'altro grande come questo. E io ho le cose a casaccio e poi sbaglio. E sbaglio e... scatola così bella rosa e il profumo, eccolo qua. Io volevo la bottiglia così, quell'altro, e ho sbagliato. Bello che è questo qui anche. Vedete la differenza di misura? Però si può risolvere perché si ricompra. Buonissimo anche questo. Dolcini, eh? Devono essere profumi che devono piacere e deve piacere il gourmand, perché sennò... Poi questo Fancy, che ce l'ho, e ce l'ho quell'altro Fancy di Jessica Simpson. C'ho quell'altro e volevo anche questo. Vedete il packaging tutto brillantoso, una cascata di brillantina. La cerco tutti. Fancy di Jessica Simpson. Io c'avevo quell'altro e volevo sentire anche come era questo. È tutto glitteroso, ma soprattutto è tutto ruvido. Siamo ancora, eccoci. Vedete bene la bottiglia, il packaging stupendo. Se volete un video di tutti i miei profumi di celebrità, buono. Buonissimo. Tutti i miei profumi delle celebrità, ditemelo nei commenti che ve li faccio vedere. Ce ne ho tanti, 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 tanti che magari non ho mai fatto neanche vedere, perché sapete com'è, non sempre si ricorda tutto. Poi andiamo a me. Qui ho preso delle acque profumate di Victoria's Secret, perché una volta che si fa l'ordine su Notino e non si può inserire delle acque profumate. Allora, ho ricomprato lei, che ce l'ho, l'avevo comprata con l'altro ordine, ma non ci crederete, ce l'ho già qua, di quanto mi piace. Siccome questa è una limited edition, questa linea qua, è sempre alla... Belle Petali, insomma, non so come si dice... Per paura è finisse, l'ho ricomprata. Sempre di quella linea lì ho comprato Ambra Romantica. Vedete? Sempre la solita linea, perché sono buonissimi. Poi ho comprato, sempre da quella linea lì, no, questa linea lì non è la solita. Questa è la linea Ambra, perché ora sono infisa con l'Ambra. Amber Romantica e Stickmer. E questa che vedete è dorata, perché quando la indossi c'ha tutti i brillantini. È bellissima. E quindi vedete la differenza? Una trasparente e quell'altra c'ha brillantini. E poi ho preso questa al cocco, no, scusate, che ho detto, alla vaniglia.
alla vaniglia, ok, dicevo coco perché vedevo tutti i palloncini, cioè il Pekachi con tutti i palloncini sembrava noce di coco, invece no, è vaniglia, vedete bene la bottiglia, stupenda. Poi lei, che la fragranza è buonissima perché lui l'ha sentita, ma il Pekachi di questa linea qua, piacerebbe prenderle tutte, sembra, è rialzato, sembra pitturato a mano, vedete vicino? Questo qua è rialzato, sembra pitturato a mano. È da collezione, bellissima questa bottiglia, stupenda. E io con questo video ho finito e quindi se vi va di seguirmi. Io volevo ringraziare tutti, 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 nuovi iscritti, vecchi iscritti, e mandare un bacio a tutti e se vi va vi aspetto qui al prossimo video. Ciao!